Io volevo chiudere con il giro dei politici a questo punto. Senatore Lucio Dubaldo, vicepresidente della Fondazione Italia USA, quindi lei le do pari, voglio dire, ci può citare anche Tocqueville, parte da Tocqueville e arriva alle do pari. Lei viene però dalla Democrazia Cristiana, io mi ricordo dei bellissimi, quando ero ragazzo, che vedevo in televisione dei bellissimi congressi della Democrazia Cristiana e si diceva, segretario l'onorevole Ciriaco De Mita con 6 milioni di voti. Perché si diceva che quei delegati lì rappresentavano, no? Si faceva in proporzione, lei se lo ricorderà, no? In proporzione rappresentavano tutti, era un po' una balla, no? Adesso siamo passati da quel modello lì, un po' ipocrita, alle primarie e poi alle doparie. Lei come vede il percorso, l'iter, il passaggio? No, intanto a me dispiace perché lei mi ha presentato come uno che dovrebbe rianimare questa fase del dibattito e io non sono un tipo che ha queste caratteristiche. Ah, vabbè, ma può parlare liberamente comunque, no, non è che... Beh sì, insomma, spero ancora per un po' che sia possibile. Sì, dai. Almeno qui. La mia preoccupazione, devo dire, poi dopo arrivo alla risposta, è che siamo in una fase, perché le doparie mi intrigano molto, in cui però il vero pericolo che io vedo, e forse sbaglio, è che chi perde tutto, chi perde non esiste più. In un dibattito democratico normale, normale nel senso di quello che noi vediamo, chi perde moralmente non esiste più. Io ho vissuto l'esperienza dell'Abbonino. Ora l'Abbonino è radicale, io non sono radicale, mi fermo qui per non farla lunga. Insomma, nella fase in cui si è trattato di individuare chi era il candidato, l'Abbonino era bravissima. Io andavo nei dibattiti e sentivo tutti gli elogi immaginabili e possibili. Ha perso l'Abbonino, non è più. E non solo non esiste nel giudizio diffuso, ma anche nei gruppi dirigenti, quelli che sostenevano non la sostengono più, non la conoscono più. Le primarie. Io ho fatto le primarie. No, dice Marco, la Bonino non è arrivata alla candidatura con le primarie. Lo so, le primarie non sono state fatte. No, non sono state fatte, lo so, ma poi potremmo discutere del perché. Ma adesso concentriamoci su un punto. Vabbè, dai Marco, adesso. Cerco di fare un mio ragionamento. Abbiamo fatto le primarie. Posso dare una risposta sull'esistenza di Dio? Cioè no, mi fermo dove posso, non, no? Non lo posso. Cioè, mi tengo costa a costa, ecco, diciamo. Allora, il problema nostro, se no aveva ragione Guicciardini in un pensiero dice: prega Dio di non trovarti dalla parte di chi perde. Cioè lascia perdere il resto, cioè, però non ti trovare dalla parte di chi perde. Cioè se noi non restituiamo al dibattito politico e poi dopo vediamo il metodo, se c'è una responsabilità che dura non un attimo, ecco il limite delle doparie, non un attimo, ma dura nella costanza di un percorso politico. Se Togliatti avesse fatto le primarie sull'articolo 7 della Costituzione, che avrebbe combinato? Avrebbe dovuto registrare che il Partito Comunista Italiano non era affatto d'accordo sull'articolo 7 della Costituzione Italiana. Se De Gasperi avesse messo a referendum... Abbiamo concordato. Esatto. Se avesse messo a referendum De Gasperi, qualche De Gasperiano qui c'è, pochi magari, ma ci sono ancora, resistono, e se avesse messo avesse detto che facciamo l'accordo con l'uomo qualunque, per chi non conosce l'uomo qualunque era la destra, e certo la nostra gente dell'epoca con quelle primarie avrebbe detto sì, De Gasperi disse no. Mi sta legittimando le decisioni antidemocratiche, siccome quelle erano giuste, no. Allora bisogna fare come vuole il leader, no, non come vuole la base. Legittimo il fatto che concludo? No, legittimo il fatto che tutti gli strumenti, primarie o doparie, che ripeto a me interessano molto, hanno un valore se una classe dirigente organizza quel passaggio e quindi organizza quello strumento avendo la coscienza e quindi la responsabilità di quello che dice prima e di quello che deve dire anche dopo.
Io ho visto nelle primarie una cosa sbagliatissima, le ho fatte, le continuerò a fare. Nelle ultime primarie io non ho fatto nessun dibattito, mentre in congresso sono andato. Scusi senatore, a quale si riferisce? Alle primarie? Primarie, quelle per Franceschini e Bersani. Lei non ha fatto nessun dibattito in no, che senso? Io ho fatto una cosa come hanno fatto tutti, e se c'è uno che dice una cosa contraria non dice la verità. Si è preoccupato unicamente di trovare il modo per avere qualche voto in più, era normale, no? Perché tu avevi la tua lista, il tuo candidato, che cosa facevi? Mattina e sera cercavi di vedere se per caso quello che abitava al condominio di fronte magari non aveva mai fatto politica, però diceva: senti, vieni perché mi serve il voto tuo. E noi abbiamo fatto un mese e mezzo di lavoro politico senza confrontarci sui problemi politici. Ho fatto il congresso, sono andato nei circoli, ho discusso. Scusi, era meglio come veniva scelto prima il segretario, no, secondo io, lei? No, io penso che si possono scegliere con le primarie, lo scegliamo con le primarie, ma dobbiamo pure scegliere un metodo vero per le primarie, perché le primarie poi finisco qui, se non la faccio lunga, lei mi bacchetta, le primarie hanno solo un grande risvolto e lo dobbiamo accettare fino in fondo a quel punto, e cioè la penetrabilità del sistema. Cioè, quando mi si dice che adesso il segretario regionale lo dobbiamo scegliere con le primarie, ma perché io devo discutere in un pomeriggio, in una sera, magari d'agosto che fa caldo, con Vincenzo Vita in una stanza?